E ti trovi così come mi trovo io a mangiare e a dormire alla Caritas. Sempre, sempre lavorato. Io ho 40 anni e 6 mesi certificati di contributi versati. Sembrava che ci fossero tutti i presupposti per andare in pensione, però purtroppo è uscita questa nuova legge Fornero. Dove lavoravo praticamente c'erano esonero di personale e hanno dovuto votare purtroppo di lasciare a casa delle persone. Ma io ho sempre fatto questo mestiere, prima ho iniziato con le cave, poi ho cominciato con i trasporti di tutti i generi, fino a finire a trasportare roba alimentare. 26 anni che faccio questo mestiere, da sempre ho fatto questo mestiere. E è durata finché hanno voluto loro, poi li lasciano e non gliene frega niente. Prendo i soldi lì della pensione, 500 e tanti d'affitto, pago, poi più c'è luce, gas, ma io fo' economia, eh. Io vengo qui alla Carità per risparmiare luce, gas e tutto, e per stare in compagnia un po' con le persone. Ho portato a casa un po' di riso, ci hanno dato il riso buonissimo ieri sera, un po' tutto non l'ho mangiato, l'ho portato a casa, mi sono aggiunta un po' di brodo di verdura e l'ho mangiato quello, con una pizza, ci hanno dato un pezzo di pizza e quello e basta, con due mandarini. I vestiti, vado questi qua che fanno le docce, mi cambiano i vestiti, qualcuno mi dà un paio di scarpe, qualcuno mi dà una maglietta. Purtroppo la vita è fatta di alto e di basso, mi pare che non stiamo partendo troppo basso. E però non dormo in macchina, è l'unica cosa che mi è rimasta, quella è la mia casa. E non avendo uno stipendio non riesci neanche a pagarti una stanza, non riesci a fare determinate cose. E quindi mi sono andato a fare, a cercare di nuovo da lavorare, però purtroppo non riuscendo a trovare da lavorare, tramite un mio amico mi ha insegnato di venire qui a Roma, che ci avrei trovato da dormire e da mangiare. No, non ci avrei mai pensato arrivare a questo punto. Però purtroppo quando tu hai una certa età sei vecchio per il lavoro. Puoi avere tutta l'esperienza che vuoi, però è così. È così. Ne ho fatti di curriculum, ne ho fatti tanti. Il Signore ha voluto che la mia vita fosse questa e io prendo quello che il Signore mi dà. No, io la politica ormai l'ho persa da più di 20 anni. Non mi interesso più, non vado neanche più a votare. L'ho cancellata proprio.
Io sto prendendo con un po' di forza, forza e la forza di volontà di andare avanti. È dura, è molto dura. La situazione è molto dura, ma basta non fermarsi, basta andare avanti, basta crederci. Sennò è facile fare, lo vogliamo chiamare il barbone, il crociato, è facile. Inizi a bere, te ne freghi di tutto, tanto un letto c'è, una doccia c'è, il mangiare c'è. Io ho anche un figlio di 23 anni, adesso mi richiama, mi telefona, è questo che mi manda avanti a me. Sennò, che vita è? Se per me mi viene a mancare la... credere in Dio è l'unica cosa che ti può reggere la vita, nel bene e nel male.